in un ambito in cui va avere successo serve quantità di tempo di qualità. Cioè serve sviluppare competenze e allenarle a lungo affinché quelle competenze diventino eccellenze. Se ti dovessi dire l'asset più grande che abbiamo oggi, la gente pensa alla metodologia, la gente pensa ai trainer, per l'amor di Dio, tutto verissimo. L'asset più grande che abbiamo oggi e che nessun Covid ti toglie sono le relazioni, che ad Adesso. esempio sui social non sarei in grado di avere così strette. Sì, chiaro, assolutamente. E l'avete creata anche comunque sfruttando degli strumenti digitali, che poi chiaramente, quindi comunque, insomma, questo. Beh, per quello la palla è più tua, nel senso che siamo così scarsi nel farlo che abbiamo chiamato quelli bravi per farlo, Esatto. quindi. Sì, cioè, perché uno dice, vabbè, sì, ok, mi piace stringere la mano, però. So che c'è una potenzialità anche nello strumento digitale. Poi, ovviamente, dopo ci dobbiamo stringere la mano, ci dobbiamo bere un caffè insieme, sicuramente. Però ecco, oggi, secondo me, comunque il Covid ha cambiato questo approccio, questa modalità dove ci fa capire, ci ha fatto capire che possiamo gestire le relazioni in entrambi i modi. Cioè, ci vogliono Certo. tutte e due. Uno non prescinde dall'altro, nel senso, non può essere solamente digitale. Non può essere neanche totalmente fisico, perché poi chiaramente ti porta via anche lì tanto tempo in più che si può Poi è ottenere. innegabile che se sai usare bene il digitale, noi siamo ancora nel percorso per farlo, quindi lungi da me l'idea di aiutare le persone a capire come fare, ci sono professionisti come te che lo sanno fare alla grande. Se sai usare meglio entrambi, l'uno potenzia l'altro. Cioè, ci Esatto. sono cose che non ha senso fare personalmente, Esatto. che magari noi facciamo e facevamo Quello. personalmente perché non avevamo le abilità per farlo diversamente, e ci sono cose che se le fai digitalmente, ottieni un risultato che è infinitesimo rispetto a farle relazionalmente. È evidente che per farle relazionalmente, personalmente intendo, hai bisogno di voglia perché il digitale ti compromette meno relazionalmente con altre persone, ti contamina meno relazionalmente con altre persone, quindi devi averne voglia e piacere, ma poi devi averne tempo. Non che il digitale non ne abbia, però con il tempo per le relazioni è uno a uno, cioè è un asino alla volta, non c'è la macchina che ti riprende Esatto. tutti, è proprio ne prendo uno alla volta. Esatto. E ci vuole tempo. Tempo, tempo. Tempo. Tempo e persone fuori dal comune che lo facciano. Io ho il privilegio grande di avere persone come tra gli altri Gianluca che guida tutto il team dei Faint Angel. Ragazzi, Grazie. Gianluca relazionalmente è un fuori classe. I ragazzi che lavorano con Gianluca, Daniela, Maura, ma poi tutto il team dei trainer che insieme a Gianluca contattano le persone. Noi abbiamo a capo Confermo. di questo team una persona che, oltre ad essere romagnolo, quindi forse anche come DNA Era un po' nel aiuta, sangue, diciamo. però cioè, tu fai fatica a tenergli via il telefono dalle mani, c'è cioè una telefonata che potrebbe durare 3 minuti, magari fa 15 minuti di chiacchiera piacevolissima con l'altra persona, è bellissimo sentirlo. Bellissimo. Lo confermo, Gianluca è veramente un rockstar su questo. È un'altra delle cose che mi è piaciuta tantissimo ai vostri eventi che veramente ho trovato banale, se vogliamo, ma unica allo stesso tempo, è che sui cartellini con i nomi delle persone al tavolo, in ogni pausa arrivava qualcuno a lasciarti un messaggino. Ciao, sono contento di averti qui, piacere di conoscerti, cioè come per dare valore, insomma, umanità, insomma, a questa relazione, no? Quindi, È bene. anche un modo per noi, beh, noi diciamo sempre quando le persone scelgono di darci fiducia, e fiducia significa anche denaro, per me devono avere in maniera garantita quello per cui ci pagano. Nessuno escluso, nessuno escluso. E quando dico nessuno escluso vuol dire che se al master ci sono 200 persone, noi dobbiamo conoscerle tutte. Magari io non le conosco tutte, ma tutti noi Certo. dobbiamo conoscerli tutti. E se li conosci, li puoi anche scrivere sul cavaliere del tavolo Esatto. una frase che viene dal cuore. Non tutti conosciamo tutti, ma tutti noi conosciamo tutti. Cioè, non ognuno di noi conosce ognuno,
Sì. ma tutti noi conosciamo tutti. Gianluca, secondo me, li conosce anche tutti Sì, che quanti. Gianluca mi sa che lui Cioè, riconosce non, tutto. no. Eh sì, cioè, non possiamo essere quelli che puntano sulle relazioni e poi relazione solo fino a che non mi paghi il bonifico, non so come dire. Cioè, Certo. per me il gioco inizia dopo. Cioè, Esatto. fin lì abbiamo scherzato, ma poi è come dire il primo appuntamento sono tutti fighi, ma io voglio stringere una relazione che idealmente duri tutta la vita e che idealmente si trasformi in una festa. Cioè, il 24, te lo raccontavo prima, 24 e 25 saremo in Romagna, dove ci sono persone di Black Sheep, amici, eccetera, perché il 26 faccio il compleanno, quindi non posso festeggiare il compleanno, ma facciamo baracca per 2 giorni e c'è tu. Ci sono chiunque, cioè può venire chiunque, ma perché non c'è un cliente con cui lavoro e con cui non vorrei passare una vacanza. Ecco perché sono fortunato, sono privilegiato. Sono Assolutamente. persone che, con cui lavoro, con cui poi rimango a cena. La gente dice: tu lavori sempre. Io non lavoro mai. Cioè, questo è il mio lavoro, il mio divertimento, il mio hobby. Poi certo, se sto con Claudia mi fa piacerissimo e vorrei passarci un botto di tempo. Se gioco a padel mi diverto, se vado al mare mi diverto, ma sono divertimenti diversi. Ogni cosa che faccio mi diverto. Io non ho uno spazio lavoro. Fantastico, questo è, cioè io credo anch'io in questa filosofia nell'unire un po' il lavoro, la vita personale, perché alla fine se fai quello che ti piace non lavori mai, non lavori neanche un giorno. Tant'è che, adesso questa è una frase banale, no? Però in realtà poi è l'applicazione, no? Che fa la differenza. Tant'è che fondamentalmente voi avete un ritmo di lavoro che fa paura, Sì. si E possa dirlo. come ti dicevo prima, tu porta un bambino a Gardaland. Se lui potesse, ci starebbe tutto il giorno. Io sono a Gardaland. Però tecnicamente questa, possiamo chiamarla una chiacchierata di lavoro? Io sto parlando con un amico, ora non conosco le altre persone con cui, però per me è un privilegio. Cioè devo solo trovare un momento per poter fare 2 chiacchiere con Ale, ma non sto lavorando. Finito Esatto. queste 2 chiacchiere, incontro 3 persone, ma ecco, mettila così, te la metto diversamente. Per me il lavoro è anche una meravigliosa scusa per intrattenere relazioni con persone che altrimenti vedrei molto meno. Concordo pienamente, assolutamente, è così anche per me. Assolutamente, perché se ti piace quello che fai, cioè parli ed è amicizia e lavoro unita e non c'è niente di male. Anzi, anzi. Poi ci sono alcuni che magari non amano questo approccio e per me è ok. Sì. Io ho creato insieme alle persone con cui ho la possibilità di vivere la mia vita l'ambiente che mi rende felice. Cioè se una persona mi chiedesse cosa sei oggi, la prima cosa non è un mental coach, un imprenditore, un compagno, sono una persona felice, Fantastico. fortunatissima e felice. Fantastico. E perché intorno ho persone che mi aiutano a stare bene, non perché ho, certo che ho, ma le persone che mi sono intorno sono le persone che mi aiutano a vivere nell'abbondanza, che si chiamino amici, colleghi, compagna, famiglia, clienti. Sono tutte persone con cui ho relazioni che mi arricchiscono. Assolutamente, la scelta delle persone che abbiamo intorno è fondamentale. Ripeto, a volte, e anche questa è una frase fatta, no? Perché anche qui si sente dire mille volte, sei la media delle cinque persone, però cavolo, quanto è vero, cioè, poi metterlo in pratica non è facile, però alla fine è... Verissimo. Senti, con il tuo ottimismo, non riusciamo a parlare di quelli che sono i momenti difficili, cioè, nel senso che ne parliamo... Ma in modo molto bello, proprio perché chiaramente, ma io so Dovrei come fare te, un lavoro la diverso felicità. se la vivessi diversamente, Ale. È come dire che un dietologo è sovrappeso. Caspita, se io mi buttassi giù nei momenti di ottimismo, di difficoltà e mi ci butto giù, cioè il fatto non è che sono un supereroe, è come dire sono una barca che per entrare in porto ha un sacco di parabordi e quei parabordi sono le persone del mio team della vita e mi piacerebbe che io fossi un parabordo per la loro di barca e così entri in porto, in qualsiasi porto, con qualsiasi mare e sei Certo. sufficientemente tranquillo. E se mi facessi buttare troppo giù, perché poi capita, ragazzi, che hai momenti neri, il Covid, ti ripeto, quando ti dico paura, allora la paura, cioè Esatto.
ora fottuta. Però oggi ringrazio. E quando ci arrivo dentro in quei momenti, nella mia testa c'è fiducia che ne uscirò. Non so come, ma ne uscirò. Se ti devo dire, l'unica cosa che mi spaventa perché non saprei come uscirne è un tema di salute. E nella mia testa io mi sono sempre detto, finché ho testa e salute, non mi spaventa niente. Questo l'avevo anche quando ero piccolino, che non parlavo con nessuno. Finché ho testa e salute, non mi spaventa niente. Ho paura del giudizio, ho paura dell'errore, ma era una paura diversa. Cioè, pensavo comunque di essere un ragazzino che la sua poteva dirla. Ottimo, quindi questo, diciamo, un po' il tuo strumento per uscire dalla difficoltà, se vogliamo, la fiducia. Sì. Sì. Prima era fiducia in me, Sì. adesso è fiducia nel team di cui mi circondo. E quindi è come dire, sei Iron Man o sei gli Avengers? E battere gli Avengers fai fatica. Bella differenza. Certo. Figo. E come hai fatto a costruire questa tua fiducia in te e chiaramente negli altri? Perché poi quando hai un team così, secondo me è un po' come avere la conferma della fiducia in te stesso. Cioè, se gli altri si fidano di te e sono intorno a te, comunque sei circondato di persone belle, automaticamente, cioè, non metti neanche più in dubbio la fiducia in te stesso perché sei supportato, diciamo, no? Può essere come... Allora, la fiducia in me, io tra gli infiniti doni che ho avuto, è una famiglia straordinaria. Quindi normalissima, però non mi hanno mai fatto mancare il supporto. Ho un fratello che oggi lavora con me, con cui ci amiamo e scazzottiamo, ma mi sento tantissimo di crescere insieme. Cristian. Sì, a cui voglio un bene dell'anima, con cui ho una stima infinita e non ce ne facciamo passare una. Cioè, se mi dice una roba che non mi convince, si scazzotta, se dico una roba che non mi convince, si scazzotta. Io idealmente vorrei tutte persone così, perché poi quando è finito di scazzottare, tutti e due sei più forte. Certo. Quindi sicuro la fortuna che ho avuto mi ha aiutato tanto. L'altra cosa è, mi sono sempre impegnato tanto. E una cosa che poi ho consapevolizzato da grande è che se ti fai il mazzo, puoi non avere il talento, ma almeno bravino lo diventi. Poi l'hanno messa giù in bella la teoria delle 10.000 ore, però io non la conoscevo la teoria delle 10.000 ore, ma ho sempre fatto quella roba lì. Davanti a te non hai una persona di talento, hai una persona che però se si deve fare il mazzo, si fa il mazzo. Mentre per quanto riguarda la fiducia, ho un approccio, non lo so, che a me calza bene. E quindi con le persone che mi vengono vicino, io faccio lean, nel senso che non parto a conoscerti. Se una persona mi piace, ha tutto, cioè tu puoi, tutto intendo, hai le mie chiavi di casa, mangi con me, se hai piacere dormi con me, non nel mio letto. Ma in camera con me, cioè viviamo insieme, puoi arrivare fino a vivere insieme a me, puoi sapere tutto, cioè in BlackSheep non c'è una cosa che le persone di BlackSheep hanno piacere o bisogno di sapere e non possono saperla. Quindi puoi avere tutto, che significa che puoi portarmi via tutto. Certo. Quando mi porti via, però è chiuso, non è chiuso per sempre, devi risalirla quella cosa. E questa Giuro. cosa mi ha aiutato. È evidente che qualche fregatura la prendi, Chiaro. però è più probabile che trovi persone simili a te. Cioè, io dico sempre, se costruisci intorno a te una fortezza, non entrano i cattivi, ma non entrano neanche i buoni. Ecco, non ho fortezze. Quindi possono entrare i cattivi, possono entrare i buoni. Il nostro modo di comportarci finora, poi non so cosa accadrà domani, ha fatto entrare nel castello la maggior parte, se non la quasi totalità, di buoni. Anche perché poi con i cattivi non ci lavoro. Cioè, una delle cose che dico alle persone che lavorano con me, ti devi mettere nelle condizioni di scegliere con chi lavorare. Se non puoi scegliere con chi lavorare, per quanto cruda sia la verità, non sei ancora abbastanza bravo. Io dico sempre, o ti fai pagare per le tue capacità e quindi investi tempo per sviluppare capacità, o dovrai investire tempo
per ripagare la tua incapacità. Cioè, il mio tema è quando sei una persona da una parte integra, da una parte competente, perché devi accettare meno del meglio per te? Ma competente vuol dire tra i più bravi nel tuo settore, dove il tuo settore, cioè io non vorrei avere la fissa del lavoro, no, non vorrei che questa cosa fosse presa al lavoro. Se tu vuoi essere il miglior papà del mondo, fai all-in lì, ma ci devi dedicare tempo. Certo. Perché questa roba del tempo di qualità è una cagata. Cioè, per diventare bravo serve qualità di tempo in quantità di tempo. Esatto. E quindi nelle cose che sono la tua passione, ti piace il padel, fallo in quello. Ti piace che ne so, fare il fantacalcio, fallo in quello. Ti piace fare il papà, la mamma, fallo in quello. Ti piace lavorare, fallo in quello. Però qual è l'ambito che ti appassiona? Caspita, fai all-in. Quello per me è successo. Non è popolarità, è Bravissimo. fare accadere le cose che, a cui stai a cuore, per evitare di passare, basta. Tutto qua. Sì, bellissimo. E questo credo che sia oggi uno dei temi, un altro dei temi molto importanti, no? Il fatto della quantità di tempo, perché è sempre tutto più accelerato. Pensiamo di poter ottenere dei risultati in breve tempo, no? Perché si vedono tante persone che raccontano che facilmente guadagnano così, senza far niente. E quindi si crea questa illusione quando in realtà non è così, perché per diventare bravi, competenti e ottenere dei risultati, cioè per ottenere dei risultati devo diventare bravo, per diventare bravo devo fare all-in in qualsiasi cosa, che sia vita privata, sport, lavoro, relazioni e tutte quelle che sono le cose importanti per noi, perché poi ognuno sceglie le priorità in Assolutamente. base a criteri diversi. Verissimo, verissimo. Bellissimo, bello, sì. Ecco, quindi l'impegno e il tempo e la quantità che dedichiamo oggi deve essere misurata, cioè in proporzione a quello che Sì. vogliamo ottenere. Bravi. Cioè, se io voglio andare a giocare a padel con gli amici, posso andarci a giocare 2 volte a settimana. Se io voglio andare al World Padel Tour, caspita, mi devo allenare 4-6 ore tutti i giorni. Cioè, non è che Phelps aveva talento, aveva avuto anche talento, ma si allenava come un ossesso. Veramente il talento è la scusa dei pighi per giustificare la loro pigrizia, ma quello è talento. Ma tanto il talento lo scopri solo dopo che ti sei fatto un mazzataralo. Perché se io non faccio niente, cioè io sicuro dei talenti che io e te non conosciamo. Perché magari sono uno straordinario musicista, ma se non ho dedicato un minuto al piano. Quindi come Esatto. facciamo a sapere se ho talento? Il talento lo scopri dopo che ti sei fatto un mazzataralo, perché il talento è l'extra boost, ma per diventare bravi non ti serve talento. Per diventare forse straordinari, il numero uno nel mondo, però cioè, io sono lungi dal mondo dall'essere l'uno nel mondo, ma nel mio settore credo di essere bravo, ma se mi Assolutamente. dicono che ho talento mi incazzo. Certo. Assolutamente. Senti, Paci, io starei qui con te per ore, però dobbiamo anche, insomma, Sì. Sì, gestire il tempo. Non so se il tempo gestisce noi o... Comunque, al di là di questo, io ti chiederei, per chiudere questa bellissima chiacchierata piena veramente di contenuti di valore, di spunti molto interessanti. Un ultimo suggerimento che daresti, così, un qualcosa che secondo te oggi è importante per le persone che vogliono ottenere successo nella vita? cerco di tirare un po' le fila tra le cose che abbiamo detto per non aggiungerne altre, però in un ambito in cui va a avere successo serve quantità di tempo di qualità, cioè serve sviluppare competenze e allenarle a lungo affinché quelle competenze diventino eccellenze. Quindi ci serve prendere del tempo per fare cose di qualità, non per fare sempre la stessa cosa, ma per fare cose di qualità. Con la teoria dei marginal improvements, con miglioramenti marginali piccoli ma costanti. È la goccia che scava la roccia. Quindi questa è una delle cose per me più importanti. La seconda cosa è per me il team con cui lo fai, perché arrivare in cima alla montagna da solo è figo. Se arrivi in cima alla montagna con le persone che ami, il panorama è più bello, ha un gusto diverso. E quindi
la capacità di non accontentarsi nelle relazioni. Per non accontentarsi devi essere una persona che poi merita le relazioni che vuoi, cioè non puoi essere un farabutto e sperare poi di avere intorno tutti angeli, ecco, cioè che cosa vuoi intorno? Sì, la persona che merita quelle cose. Queste sono due cose, scegliti il team della vita e fai in modo di essere una persona fuori dall'ordinario. Nelle cose importanti per te, che siano personali, che siano hobby, che siano professionali. E poi sì, puoi prendere i me, ce ne sono un botto, però le persone fanno tanta differenza nella qualità delle tue giornate, perché è quotidianità. E nelle cose in cui scegli di avere successo, cioè di far accadere le cose, fai in modo che quel successo sia una conseguenza delle azioni che hai fatto, non di una botta di fortuna. Assolutamente, bellissimo. Beh, direi che già solo con queste due cose potremmo andare avanti per anni nel mettere in pratica queste due cose finché non arriviamo già dove vogliamo. Quindi, Paci, fantastico, veramente. Grazie mille per il tempo Grazie a che te, abbiamo dedicato, è stata una chiacchierata veramente piacevole. Ci vedremo, magari ci riaggiorneremo. Quello che dico sempre è che spero di rifare un'altra chiacchierata con ulteriori aggiornamenti e cambiamenti, ma nel frattempo ti ringrazio, ti auguro grazie. una buona giornata e un saluto a tutti e alla prossima. Grazie Ale, un saluto a tutti. Ciao. Ciao Paci! Ciao, ciao Ale.